presentare questo sportivo ci colleghiamo un attimo con la Francia, andiamo all'Alpe Gap. Allo 30 con l'attacco di Ietti sulla sinistra, scatta Ietti, siamo alla conclusione di questa tredicesima tappa, sta Alessa Agap ed è Ietti che va a conquistare la quarta vittoria consecutiva per l'Italia, prima grande vittoria per l'Italia. Marco Ietti questa sera con noi all'Aria Festa. Marco Ietti, donghese, nasce nel 65, inizia a correre nel 67 nello Sport Club Dongo e nella squadra ciclistica giovanile mette subito in mostra le sue notevoli qualità. Si trasferisce dalla nonna a Carbonate per motivi di studio nell'81, venendo così a contatto col mondo del ciclismo che conta. Inizia nell'84 un'ottima carriera da dilettante e approda nell'88 al professionismo con la Malvo. Ottiene 5 vittorie e si fa apprezzare per la sua professionalità e spirito di squadra. Fiora l'occhiello della sua carriera con i colori della Riostea e la vittoria in volata 2 nella tappa del Tour de France a Les Gap contro Greg LeMond, che abbiamo visto un attimo fa. Non proprio uno qualsiasi, Greg LeMond, e lui ha vinto contro Greg LeMond. Un grande applauso per questo ragazzo. Purtroppo, all'apice della sua carriera, dopo questa splendida vittoria, purtroppo corrisponde quello di svolta negativa. Il giorno dopo cade nel riscaldamento prima dell'importante tappa dell'Alpe d'Eus, che per evitare un bambino sfuggito alla madre cade e si frattura il femore. In seguito Marco Ietti chiuderà la sua carriera nel 97 dopo parecchi giri d'Italia. Lo ricordo, l'ultimo giro d'Italia che ha fatto qua, passando qua davanti un fuga davanti a tutti, è stato spettacolare, e tante classiche internazionali. Marco Ietti, vorrei chiedere a lui, a Marco, che cosa ti ha insegnato lo sport? Racconta a questi ragazzi che cosa ha insegnato a te lo sport, in modo che loro traggano dei benefici da questo tuo racconto. Grazie Marco. Intanto buonasera a tutti e grazie mille di essere qua e di avermi applaudito, anche se ormai fa storia, comunque nello stesso. Niente, ci tenevo che mi facessero questa domanda, perché credo che la cosa che mi ha insegnato più di tutti nello sport è stato conoscere me stesso e dare tutto me stesso per raggiungere i miei limiti. Molte volte nello sport si pensa a vincere, si guarda come la vittoria come l'unico fine, ma deve essere un obiettivo, non il fine. Io paradossalmente ho imparato di più dalle sconfitte, perché nelle sconfitte ho imparato a migliorare me stesso e migliorare le mie situazioni. Questo mi è servito nella vita e spero che tutti seguano, non dico il mio esempio, ma l'esempio di tutti gli sportivi veri. Vorrei dire a questi ragazzi che qualsiasi cosa facciano, che sia giocare a carte, giocare a voce, giocare a calcio, fare lo sport che piaccia, lo facciano sempre per vincere, ma la vittoria è solo come obiettivo e soprattutto riconoscere la forza dell'avversario, perché riconoscendo la forza dell'avversario non tutte le sconfitte sono dei fallimenti, e da queste sconfitte si può imparare molto e si può arrivare in alto. Soprattutto nella vita e nello sport c'è sempre qualcuno più bravo, ma con lo sforzo e con la fatica si può arrivare a raggiungere. Questo è quello che fa. Grazie. Marco Ietti premierà la categoria Beach Volley. Andiamo a premiare il torneo Beach Volley 4x4 femminile Under 16. Quarto classificato al torneo 4x4 femminile, la squadra dell'Alto Valario Volley Mista. Un grosso applauso. Terzo classificato al torneo 4x4, Colico. Abbiamo 10 corsi di defibrillazione precoce. Grazie Colico di essere stati con noi questa sera. Secondo classificato 4x4 femminile,
GS Gruppo Sportivo Gordona. E anche a Gordona 10 corsi di defibrillazione precoce. Grazie Gordona di aver partecipato. Primo classificato al primo torneo 4x4 femminile Under 16 Lario Fest Sport Day Pallavolo Alto Lario. Quarto classificato 2x2 misto Volley Due Laghi di Porlezza Favano Nicolò Erba Alice della Due Laghi. Grazie Due Laghi, anche a Due Laghi 10 corsi di defibrillazione precoce. Grazie. Terzo classificato a 2x2 misto, sempre Volley Due Laghi di Porlezza, Camotti Matteo, Panatti Priscilla. Un applauso. Grazie. Secondi classificati, 2x2 misto, Pallavolo Alto Lario, Motti Stefano, Angelinetta Chiara. Primo classificato 2x2 misto primo torneo Lario Fest Sport Day Pallavolo Alto Lario Roveda Elia Bonetti Noemi. Piccolo omaggio. Grazie, grazie.